Sono stati aggiudicati i lavori del completamento del ponte ferroviario sulla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia, che attraversa il canale di Rosolina tra il comune di Loreo e il comune di Rosolina. Il costo dell'investimento è di 7 milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione Veneto e in parte dall'Unione Europea. Il ponte ha un'altezza ridotta che costituisce un limite allo sfruttamento delle potenzialità del canale lungo la tratta Venezia-Mantova. L'intervento è mirato a ripristinare la funzionalità della campata centrale, che potrà sollevarsi fino a 7 metri sul livello medio mare, permettendo lo sviluppo del trasporto su acqua per ridurre quello su gomma. La definizione del progetto si è svolta in stretta collaborazione tra Infrastrutture Venete, partecipata della Regione Veneto al 100%, ed RFI, Rete Ferroviaria Italiana. L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo settembre e ciò implicherà la chiusura della linea ferroviaria Chioggia-Adria. In sostituzione al servizio ferroviario sarà implementato il servizio bus. L'interruzione del servizio è prevista fino al prossimo maggio 2025. In questo momento il servizio è interrotto per un intervento che viene effettuato da RFI per l'installazione di una nuova tecnologia e per consentire, a partire dal 1 settembre, il subentro di Trenitalia. Terminati i lavori sul ponte, il sistema di innalzamento della campata potrà avvenire dopo la procedura di autorizzazione, per ottenere la quale sono necessari altri 6 mesi. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.